Eder. Mech. Pallister. Il tragico naufragio del veliero britannico Bayesian, avvenuto all'alba del 19 agosto, ha scosso la comunità marittima e sollevato interrogativi sulla sicurezza della navigazione durante condizioni meteorologiche avverse. Oggi i superstiti hanno lasciato la Sicilia. Giuseppe Storniolo, un pescatore di Porticello, ha condiviso la sua esperienza di quella notte, descrivendo una tempesta di intensità eccezionale, caratterizzata da venti forti e trombe marine che hanno colpito il porto con violenza. Storniolo, che vanta una lunga carriera in mare, ha sottolineato che non è giusto attribuire la colpa all'equipaggio del veliero. Secondo lui, il maltempo ha creato condizioni inaspettate e devastanti. Ha osservato che la sua stessa imbarcazione ha subito danni considerevoli a causa della tempesta. L'intensità delle raffiche di vento e il volume d'acqua che si è abbattuto sul veliero, secondo il pescatore, sono stati tali da mettere a dura prova anche le imbarcazioni più robuste. Le indagini sul naufragio sono attualmente in corso e la Procura di Termini Imerese sta esaminando diversi aspetti della vicenda. Nonostante le speculazioni, Storniolo esprime scetticismo riguardo all'ipotesi secondo cui il portellone della barca sarebbe rimasto aperto, un'idea che è stata avanzata dai magistrati. La sua esperienza suggerisce che condizioni meteorologiche così estreme avrebbero potuto causare il naufragio anche in assenza di errori da parte dell'equipaggio. Il capitano del veliero, James Catfield, descritto come un uomo profondamente scosso dalla tragedia, sarà nuovamente ascoltato dai magistrati ed è stato ufficialmente indagato per naufragio, omicidio plurimo e lesioni colpose. Il PM ha voluto chiarire con il capitano quanto emerso nel corso delle testimonianze raccolte dagli altri sopravvissuti e, in particolare, dagli ospiti che avrebbero dichiarato che non era stato dato nessun allarme nel corso dei 16 minuti che hanno visto affondare la nave. La sola allerta che risulti lanciata dell'equipaggio del veliero è quella del razzo di emergenza, alle 4:38. Quando ormai il superyacht si era inabissato per 50 metri e adagiato sul fondale. In altre parole, chi è uscito, salvandosi, lo ha fatto spontaneamente. Molti i punti da chiarire anche se il portellone laterale era aperto. Le autopsie sui cadaveri delle vittime sono state disposte. Gli esami sono irripetibili, quindi gli eventuali indagati dovranno nominare consulenti di parte. Un'iscrizione potrebbe arrivare a breve anche per il suo vice e l'uomo che era in plancia quando si è scatenato il temporale e il downburst. Un'altra domanda che gli inquirenti dovranno porre è la posizione di tutti quelli che erano a bordo. Come mai su 10 componenti dell'equipaggio solo uno è deceduto, mentre dei 12 passeggeri ne sono morti 6? L'equipaggio era già sul ponte consapevole della bufera e non ha dato l'allarme a chi invece dormiva ancora nella propria cabina? Dal punto di vista tecnico, le barche a vela, sebbene progettate per affrontare diverse condizioni meteorologiche, possono trovarsi in difficoltà durante eventi estremi. Un veliero di 56 metri, come il Bayesian, può essere colpito da diverse forze che ne compromettono la stabilità. In caso di un downburst, un fenomeno meteorologico caratterizzato da forti raffiche di vento discendente, la barca potrebbe aver subito una perdita di controllo. Anche se il veliero era vicino al porto, è possibile che il suo ancoraggio non fosse sufficiente a resistere alla violenza del vento. Inoltre, le condizioni di mare mosso e le onde anomale possono aver causato il ribaltamento dell'imbarcazione, specialmente se il peso non era distribuito in modo equilibrato a bordo. Se il portellone fosse stato effettivamente aperto, l'acqua potrebbe essere entrata rapidamente, aggravando ulteriormente la situazione. Tuttavia, la testimonianza di Storniolo e l'esperienza di altri marinai suggeriscono che il naufragio potrebbe essere stato il risultato di una combinazione di fattori, piuttosto che di una singola negligenza. In conclusione, il naufragio del Bayesian rappresenta un caso complesso che richiede un'analisi approfondita delle circostanze meteorologiche, delle condizioni dell'imbarcazione e delle azioni intraprese dall'equipaggio. La comunità marittima attende notizie dalle indagini,
nella speranza di chiarire le cause di questa tragedia e prevenire simili eventi in futuro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.